Continua il percorso del Festival Monferrato e Vino nei percorsi letterari, giunto alla 8ª edizione con gli appuntamenti d'autunno. In particolare, questo percorso ha questa volta come oggetto un evento per conoscere e approfondire un artista del territorio che attraverso la pittura e la scultura ha lavorato con e per il Monferrato. Si tratta di Peter Spada e la poesia viva, evento che si terrà il 7 e verrà inaugurato appunto sabato 7 ottobre e proseguirà fino al 15 ottobre alla Bottega del Vino di Moncalvo e nei camminamenti dei bastioni dell'antico castello. L'iniziativa è a cura di Simona Cicci e di Maganora. Il finissage con performance artistica sarà invece il 15 ottobre alle ore 17. Gli orari di apertura previsti sono il sabato e la domenica dalle 10 alle 13, alle 15.30 alle 19.30 e poi dal lunedì al venerdì su richiesta previa prenotazione al 347-5155-213. Tufo e Tartufo, la fiera regionale del tartufo bianco delle antiche mele del Monferrato, che si svolge ad Alengo Piccolo sabato 7 ottobre e domenica 8, apre il percorso delle fiere del tartufo in provincia d'Alessandria. L'evento, che ha organizzato la Proloco di Udalengo Piccolo e dall'azienda agricola Melamangio in Monferrato e Claudio Caramellino, avrà un prologo sabato alle ore 21 all'Osservatorio Astronomico con il concerto sotto le stelle degli LDL Brass Quintet. Domenica la fiera sarà invece aperta con la banda Giovan Battista Biotti in Fontanetto Po, diretta dal maestro Rino Messineo, che la lieterà tutta la giornata e alle 15.30 terrà anche un concerto. Nell'arco della giornata poi si alterranno diverse iniziative, quali il Mercatino Monferrino dalle ore 10, la mostra dei tartufi che culminerà a mezzogiorno con il diretto della giuria che assegnerà i premi di denaro in palio, la mostra delle antiche mele monferrine incentrata sulle varietà storiche ed autoctone di mele, i graffiti del passato con la nostra memoria a recuperare che si tiene alla biblioteca appunto di Udalengo Piccolo sul tema anni 60, la cooperativa agricola di Udalengo Piccolo. Poi un momento enogastronomico particolare, il Cruciung del Trifulau, il pranzo a mezzogiorno per gustare le specialità tradizionali. E poi alle 15 lo spazio per camminare al Monferrato, passeggiata per i sentieri dell'Oasi naturalistica di Udalengo Piccolo. Ritorna a Casale Città Aperta con l'apertura di case, monumenti ed edifici storici nella città di Casale Monferrato, manifestazione organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune in concomitanza generalmente col mercatino antiquariato di Casale Monferrato. Oltre a questi appuntamenti c'è anche quello solito della domenica pomeriggio alle ore 15 davanti al chiosco Yacht, con partenza per una visita guidata gratuita a cura delle guide di Orizzonte Casale. Sabato e domenica Valenza ospita Porta la Sporta, un'iniziativa della Valenza Solidale frutto del lavoro del volontariato cittadino, in particolare promosso dalla consulta comunale del volontariato sociale presieduta da Federico Violo con il patrocinio del Comune di Valenza. L'iniziativa è semplice: come di consueto e da 17 anni a questa parte, i valenzani potranno trovare nelle giornate di sabato dall'apertura e lungo tutto l'arco della giornata e domenica solo al mattino i volontari posizionati presso i supermercati e i negozi aderenti all'iniziativa e porgeranno il loro sport in attesa di essere riempite di ciò che la generosità consentirà. In particolare si raccoglieranno generi di prima necessità, olio d'oliva e olio di semi, latte a lunga conservazione, biscotti, merendine, scatolame e poi ancora zucchero, caffè, cioccolato, tè, dadi, alimenti a media e lunga scadenza, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, pannolini per i bambini da 8 a 18 kg. Quanto raccolto verrà successivamente affidato all'Associazione San Vincenzo, la quale si farà carico della distribuzione a favore dei cittadini bisognosi. Inoltre, nella giornata di domenica ci sarà un momento per tutta la giornata con i volontari e coloro che vorranno partecipare in piazza 31 Martiri e poi con uno spettacolo nel pomeriggio in piazza, appunto nel cuore di Valenza, con momenti a cura delle scuole di danza, una merenda per tutti a cura della Proloco di Valenza. Domenica alle ore 11 sarà inaugurata nelle sale al secondo piano del Castello Paleolo di Casale Monferrato l'esposizione Rebuilding Spaces, 10 artisti in dialogo sul concetto di spazio, che è curata da Niccolò Bonecchi. La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio 2018
nelle giornate di sabato e di domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Al momento inaugurale dell'esposizione, che è organizzata dal Comune di Casale in collaborazione con le Gallerie Bognomi di Arte di Reggio Emilia e l'area Rino Costa, parteciperanno il sindaco Titti Palazzetti, l'assessore alla cultura Daria Carmi, oltre che naturalmente alcuni autori. Domenica 8 ottobre è la giornata nazionale del camminare. Sarà l'occasione per chi lo desidera di fare una passeggiata a contatto con la natura e passare qualche ora lontano dallo stress della vita di città. L'evento è organizzato da FederTrek ed è in particolare in provincia Alessandria, unico evento per la provincia Alessandria, si svolge a Rivarone, nella bassa Valle Tanaro, a cura dell'associazione Do Passo Dopo Passo di Alessandria e dell'Arca di Rivarone. La camminata ha appunto come teatro sottofondo la bassa Valle Tanaro, dove le colline del Valenzano e Alessandrino iniziano a cedere spazio alla pianura padana. I partecipanti si troveranno alle 9.30, poi si proseguirà in una bella cornice panoramica appunto tra il Tanaro e le colline ricche di ciliegi e la possibilità di vedere in lontananza, se le condizioni meteo lo consentiranno, il Monte Rosa ed il Monviso, e poi l'arrivo alle 12.30 all'approdo fluviale di Rivarone, il pranzo e poi nel pomeriggio la possibilità di giocare a calcetto, pallavolo, calcio balilla e alle ormai famose bocce quadre di Rivarone, immancabili iniziative del paese del Valenzano. Domenica il Museo Civico di Casale Monferrato e la Gipsoteca di Stolfi aderiscono alla giornata nazionale delle famiglie al museo dell'associazione Famiglie al Museo, organizzando un evento che si chiama La cultura abbatte i muri. L'evento si terrà a partire dalle ore 16 e attraverso questo momento si vorranno scoprire le origini del territorio monferrino come crocevia di culture e passaggio di popoli diversi su un territorio che appunto è ricco di storia e che dalla storia vuole avere anche un veicolo di attrazione per quanto riguarda il movimento turistico. Sabato e domenica il mercato Pavia e l'area adesso antistante in Piazza Castello saranno teatro dell'edizione di ottobre del mercatino e l'antiquariato di Casale Monferrato, che come ogni mese ritorna la seconda domenica e il sabato della precede con i suoi oltre 300 espositori provenienti da tutto il nord Italia.